Arrivano i dati su Luci d'Artista, a comunicarli nell'ambito dell'evento Direzione Turismo incontra e l'assessore al bilancio e allo sviluppo Roberto De Luca, dati positivi che parlano di circa 700.000 visitatori per la 12ª edizione della Kermesse, un successo non solo quantitativo ma anche qualitativo per il tipo di turismo che Salerno ha attratto. Noi su base annua abbiamo registrato un più 12% di presenze turistiche in città. Abbiamo registrato tra l'altro anche un effetto trascinamento, tra virgolette, anche nei comuni limitrofi, Cava, Battipaglia, Baronissi, quindi a testimonianza del fatto che questa strategia sta iniziando a funzionare. Tra l'altro rileviamo come ormai la presenza di stranieri sia quasi il 50% del totale, quindi anche questo è un dato importante, aumenta il tempo di permanenza, quindi significa che gli stranieri, ma i visitatori in generale, spendono più tempo sul nostro territorio, creando maggior indotto, dando respiro all'attività commerciale. Ma questo non è certo un punto d'arrivo per l'amministrazione, per l'industria dell'ospitalità salernitana, con il 2018 che si preannuncia come un anno in cui ci saranno significative novità, prime fra tutte quella relativa all'aeroporto Salerno Costa d'Amalfi. Stiamo puntando tanto sugli eventi, abbiamo lanciato insieme alle associazioni di categoria, agli operatori, l'idea di un convention bureau, cioè di una struttura che si occupi soprattutto degli aspetti congressuali. Anche questa è una carta importante che abbiamo da giocare, su cui già tanto è stato fatto, ma che ha ancora tanti margini di sviluppo. Quindi, come dire, pensiamo di essere sulla strada giusta, continuiamo a lavorare così, ma sicuramente avremo una grande svolta nei prossimi mesi che sarà quella dell'aeroporto. L'entrata in funzione a pieno regime dell'aeroporto Salerno Costa d'Amalfi potrà rappresentare davvero il momento di svolta per il turismo di Salerno e provincia.